I signori del cibo sono quei pochi grandi gruppi che controllano sostanzialmente la produzione, la commercializzazione e la distribuzione del cibo che mangiamo. Sono dei gruppi giganteschi che agiscono a livello planetario, e grandi gruppi che sono sempre più legati a meccanismi finanziari. La finanza dal 2007 in poi è entrata prepotentemente nella catena alimentare, nella produzione e nella distribuzione del cibo, e questo ha delle conseguenze notevoli sul modo in cui le materie prime alimentari e i cibi finiti sono prodotti. Dopo la crisi finanziaria negli Stati Uniti, con il crollo del mercato immobiliare e del mercato azionario classico, si è detto che il cibo è la nuova gallina delle uova d'oro, perché la popolazione mondiale è in crescita, il genere umano, gli uomini e le donne di questo pianeta continueranno a mangiare, e quindi investire sulla produzione di cibo, sul controllo della catena alimentare, è un investimento molto redditizio. Quindi i grandi gruppi sono sempre più finanziarizzati e quindi hanno come obiettivo principale non più quello che era l'obiettivo, diciamo, dell'agricoltura e dell'allevamento, cioè la produzione del cibo con l'attenzione per la rigenerazione dell'ambiente in cui questo avveniva, ma la massimizzazione dei profitti nel più breve tempo possibile. Questi gruppi, che io chiamo aziende locusta nel libro, hanno un approccio di tipo estrattivo rispetto al cibo, cioè trattano rispetto all'ambiente in cui il cibo viene prodotto, cioè lo trattano come se fosse un giacimento di petrolio, una miniera d'oro, cioè cercano di prendere tutto nel più breve tempo possibile, e poi magari si spostano come uno sciame di locuste in un altro luogo vergine che possono ulteriormente saccheggiare. L'impatto su ognuno di noi è notevole, perché dal momento che questi grandi gruppi fanno delle enormi economie di scala e producono il cibo un po' in tutto il pianeta, lo fanno sempre nello stesso modo, con una fortissima omologazione e standardizzazione, per cui il pomodoro che si produce nel sud Italia è ormai uguale o molto simile al pomodoro che si produce in Cina o negli Stati Uniti o in Turchia, e questo vale un po' per tutti gli alimenti che sono soggetti a una fortissima standardizzazione al ribasso. Si cerca di produrre il più possibile al minor costo possibile, in modo di assicurarsi il massimo profitto possibile. Quello che ne risente è la qualità del cibo che mangiamo, l'ambiente che viene consumato, i diritti dei lavoratori che lavorano nella catena alimentare, e quindi in ultima istanza tutti noi. Io ho seguito tutta la filiera di produzione della carne di maiale, e per questo sono andato nel posto dove si è inventata il meccanismo degli allevamenti intensivi, cioè gli Stati Uniti d'America, e poi sono andato nel nuovo posto assoluto dove si produce la carne di maiale, che è la Cina. In Cina ci sono 700 milioni di maiali, la metà della popolazione dei suini al mondo, cioè un maiale ogni 2 abitanti, e la Cina ha mutuato il meccanismo di produzione degli Stati Uniti, cioè ha rinchiuso tutti i maiali in degli enormi capannoni, e con questo meccanismo che, diciamo, dagli anni 70-80 del secolo scorso è stato inventato in North Carolina e poi si è diffuso in tutto il mondo. Le conseguenze di questo è che i suini cinesi, che sono 700 milioni, devono essere nutriti, e per nutrire 700 milioni di maiali che vivono in Cina la Cina importa ogni anno 70 milioni di tonnellate di soia dal Brasile, quindi abbiamo questo movimento completamente irrazionale di tonnellate di soia che attraversano tutto il Brasile, vengono caricate su delle navi cargo, attraversano l'Oceano Atlantico, poi il Canale di Panama, e poi arrivano nell'Oceano Pacifico in Cina e vengono poi trasformate e date da mangiare ai suini. I maiali chiusi nei capannoni poi producono degli scarti, perché non sono più diffusi, diciamo, nei campi, e non fanno più parte della catena agricoltura-allevamento come è sempre stato, e questi scarti devono essere smaltiti, vanno ad inquinare le falde acquifere, dicendo. I maiali rinchiusi negli allevamenti, siccome sono in quella situazione di concentramento, per evitare che si ammalino vengono irrorati di antibiotici. Quindi il 70% degli antibiotici prodotti dall'industria farmaceutica non sono destinati all'uso umano, ma agli allevamenti intensivi degli animali. In North Carolina, dove sono stato fino a qualche anno fa, si tendevano a smaltire i resti dei maiali in dei laghi, delle cosiddette lagune, cioè accanto agli allevamenti intensivi, ai capannoni, ci sono delle enormi lagune piene di feci e di urine a cielo aperto. Sono dei grandi capannoni con vicino delle gigantesche lagune di feci e urine, che peraltro non sono, come ci si potrebbe aspettare, marroni o gialli, ma sono di colore rosa, rosato, violaceo, e gli attivisti mi spiegavano che quel colore lì è determinato proprio dagli antibiotici, da tutti gli ormoni che vengono somministrati ai maiali, e che quindi poi vengono anche finiscono nelle loro feci e colorano i resti, i reflui delle loro feci e urini di quel colore strano.
c'è tutto un discorso sulla sovranità alimentare, no? Quindi che ognuno dovrebbe mangiare soltanto locale. Io non sono di questo avviso, penso che il cibo comunque ha sempre viaggiato in qualche modo. La grande differenza di oggi è che gli spostamenti del cibo merce non sono più regolati, non sono più regolamentati da istituzioni pubbliche, ma sono sostanzialmente determinati dal profitto di gruppi privati che quindi mirano sostanzialmente ad aumentare il proprio profitto. Quindi non c'è un meccanismo di regolamentazione che fa sì che esistano questi spostamenti del tutto irrazionali e che producono dei danni ambientali di dimensioni gigantesche e quindi quella è la grande urgenza. Sicuramente è importante che ogni Stato abbia una propria sovranità alimentare, ma è importante avere un commercio mondiale che sia regolamentato. Il punto di partenza dovrebbe essere un discorso, una sensibilizzazione e un movimento sulla trasparenza della filiera, cioè il punto è che noi quando andiamo a comprare il cibo dalla grande distribuzione organizzata, supermercato, non sappiamo nulla di quello che acquistiamo, non conosciamo da dove vengono le materie prime, quali processi industriali queste materie prime hanno subito e dove, e quindi non siamo in grado di operare delle scelte consapevoli rispetto a quello che acquistiamo, perché l'unico elemento che ci viene fornito è il prezzo, e il quale prezzo non rispecchia necessariamente il valore del cibo che mangiamo e soprattutto non tiene conto di tutti quei costi che sono esternalizzati, quindi i costi ambientali, i costi sanitari, perché poi gli allevamenti per esempio fatti in quel modo producono delle malattie, quindi i costi sanitari che sono spalmati sulla popolazione intera, i costi sociali. Quindi io credo che sia importante che ci sia una sempre maggiore trasparenza della filiera, in modo che il cittadino consumatore può operare delle scelte consapevoli e anche quindi agire sui meccanismi di produzione del cibo e i meccanismi di funzionamento dell'industria e della grande distribuzione organizzata.